Ciao a tutti gli oratori della diocesi, sono all'interno del Teatro Splendor di Bollate, è il teatro che ci accoglierà in massa tutti gli oratori per l'assemblea del 9 febbraio. Ormai ci siamo e ti sto mandando questo messaggio per invitarti. È un'occasione unica e irripetibile. Questa sala è grande, ma sarà riempita da tutti gli oratori che in queste settimane stanno lavorando sulle 20 schede inviate dalla FOM. Però attenzione, non sarà un'assemblea come le altre. L'incontro dei delegati sarà fondamentale perché da questa condivisione raccoglieremo indicazioni per il prossimo anno oratoriale. Il futuro dell'oratorio si costruisce qui grazie alla tua presenza. Il pezzo forte del nostro incontro sarà infatti il lavoro nei tavoli. 20 tavoli corrispondenti alle 20 schede che permetteranno a tutti i delegati degli oratori di condividere le loro riflessioni, le parole chiave, i sogni, i desideri, i problemi, le proposte. Ci troviamo nella chiesa parrocchiale di Bollate perché qui concluderemo la nostra assemblea. A guidare il momento di preghiera saranno due vescovi della nostra diocesi, Monsignor Agnesi, che è il vicario generale, e Monsignor Martinelli. Ma questo momento di preghiera non sarà la fine, sarà l'inizio della seconda fase di Oratorio 2020. Tutti i delegati che parteciperanno all'assemblea riceveranno il mandato per proseguire il percorso nei loro oratori.